sono Majo, finalmente Persona 5 Royale è approdato anche su PC, Xbox, Switch e qualunque cosa permetta di far girare questo gioco. È stata un'esclusiva per tanto troppo tempo per le console di PlayStation e adesso finalmente lo troviamo un po' ovunque. Talmente ovunque che fa parte dell'Xbox Game Pass, sia per la versione PC, sia per la versione Xbox e soprattutto per la versione cloud. Perché dico soprattutto? Perché come ho fatto vedere in un video precedente, lo si potrà mettere quindi nella Steam Deck per i possessori della console di Steam. Ci sarà questa possibilità di giocarselo anche mentre si è fuori di casa, grazie appunto alla console di Steam. Quindi cosa farvi vedere in questo video? Vi farò vedere semplicemente i primi minuti per farvi avere un'idea della grafica nella versione PC e per farvi capire se merita o meno spenderci dei soldi. Sappiate che il motto del gioco è take your time, ovvero prenditi il tuo tempo, per un semplice motivo: è in pieno stile giapponese, quindi ci sono tantissimi dialoghi, tantissime cose da vedere. Il gioco ha un arco narrativo che si sviluppa nelle 60-100 ore circa, quindi dovrete veramente prendervi il vostro tempo. Un video del genere, appunto, è semplicemente scalfire la superficie di un iceberg lungo come 6 di quelli che hanno distrutto il Titanic. Quindi basta chiacchiere, andiamocelo a vedere. Similarities between characters or events to persons living or dead in your world. Vabbè, è sempre meglio specificare, eh. Who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Ed accettato? Vai! A bomba! The contract has been sealed. Vai! Col the sangue. World is not as it should be. It's filled with distortion, and ruin can no longer be avoided. Those who oppose fate and desire change. From time to time, they were referred to as trickster. Okay. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. Va bene, parollo. E questo è il casino nel quale inizia la nostra storia, o meglio, forse non è proprio l'inizio. Faccio skipparvi un'intro così bella. Non è possibile. Oh, finalmente vediamo la grafica su PC. Cosa ci racconta? Vai, mettiamo l'auto così va da sé. Ok. Sì, sì, come no? Non la vedremo mai più quella valigetta. Concentratevi sul leggere giusto, era la fuga, mi raccomando. E com'è bello colorato il mondo. E graficamente quanto spacca questo gioco. Salta, salta, salta! O no? O no? Take him down, Joker. Parte il primo smazzolamento. Però l'hai fatto incazzare, Joker. Sapevo io. Sa che si deve fare a schiaffi, ragazzi. Vediamo subito l'abilità di persona. Allora, una ci consuma il mana, ovvero l'SP, e l'altro ci consuma la vita, invece. Danno fisico colossale a un nemico, danno maledetto pesante a un solo nemico. Facciamogli questo, dai. Yeah.
Vediamo anche l'altra persona a sto punto. E proviamo. Persona sono le evocazioni di queste entità ultraterrene che ci donano dei poteri fondamentalmente. Adesso gli sparerei contro. Mancava poco. Ed era giusto per il tutorial questo. Siamo agili come una gazzella. Sono ovunque, sono veramente ovunque. Allora. Vai, corro. Cacchio, c'è scritto cacchio. Ok. Mappa sulla destra. Ci insegnano lo stealth adesso fondamentalmente. Ci sono anche le fasi stealth ovviamente. Usciamo via, vai. Vai, continua a cercare, vai. Noi intanto ce ne andiamo. Vai, via. Scappa. È diversi ce n'è, ciccia. Lo so, l'ho aumentata l'allerta, ma che ci devo fare? Tenete duro. Vai, dai. Posso volare lassù? Davvero? Beh, ditemelo prima, allora. Bello Batman. Ok. Scappiamo di qua. What's happened? Dove? Non l'ho visto. Eccoci. Ancora 5, 6, anzi sono un miliardo. Troppi. Oh no. Gnagna, yeah. I'll end this right now. Ah, ma sarà sicuramente una buona che mi aiuta ora. Ho una mira pessima o è così? Wow. Stile ragazzi di Atlus è qualcosa di fuori di testa. Hanno uno stile nel pensare il design dei personaggi che è unico proprio. Bello, bello, bello. State in debito con te per molto tempo. O chi sei tu? Lo scopriremo. Senpai? Addirittura? Belli. Mancata! Ti abbiamo combattuto fianco a fianco, ma chi sei? Ok. Allora, direi di andare su quegli altri che mi sanno di più pippa e attacchiamoli normalmente, va? Critico, quindi si riattacca di nuovo. Bam! Lei ci mette il carico sopra, prende tutti. Porca troia, è legnata, rapina, perché gli abbiamo tolto la difesa a tutti. Parte una sacagnata che sembra la notte delle saponette in Full Metal Jacket nei confronti del povero palla di lardo. Sì.
Sì, tutto a posto, grazie. Vabbè, non è un problema. Ok, grazie. Grazie, ragazza misteriosa. Then I won't stop you. Since I'm not a member of the Phantom Thieves, I'm in no position to interfere. Grazie, ragazza misteriosa. È molto gnagna. Please don't forget the promise we made, okay? Va bene. Joker, you need to get out of there. Go, go, go! Ok. Andiamo. All right, let's do it. Manca poco, manca poco! Sali le scale, Joker! Alle scale come non l'hai mai fatto in vita tua, Joker. A parte un'altra cutscene in stile anime. Molto bella, fra l'altro. Come tutte le altre. He's not alone. Find them and kill them all. Da un casino siamo finiti a... a scappare da una scuola superiore, sembrava. You're there. Ma chiamogli un rosone bellissimo in quel modo, dai. Nessuna via di fuga, ma tu mi sottovaluti, ragazzo. Sky's the limit. See ya. Babam! Ale! Ma guarda come sbrilluccichiamo di fronte alla luce lunare. Oh! Mi sa che siamo vagamente accerchiati. Ma qui sono tanti, Qui la vedo un po' più complessa, Insomma, c'è la SWAT che ti aspetta. Ah, l'ammazza. E ora si fa un po' di stage diving sulle per... No, niente. L'ho fatto sfracellare a terra. Suspect secure. Didn't expect to find some kid. Mocciosa a chi? You have your teammate to thank for this. Ah, ci hanno venduto. Ottimo. E qui si interrompe il video introduttivo. Chiaramente non potevo andare troppo oltre perché sono più di 100 ore di gameplay, quindi immaginate voi. Però se vi siete fatti un'idea, già questo mi basta. E spero che possiate spendere bene i vostri soldi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.